Abbiamo il piacere di avere 160 artisti, arrivano da tutto il mondo e una bella rappresentativa è questa, abbiamo l'amico che arriva da New York e l'amica che arriva da Vienna in Austria, abbiamo gente che arriva dalla Corea, abbiamo gente che arriva da Singapore, dalle Filippine, un po' da tutto il mondo. Roberto Gagliardi, noto gallerista che ha deciso di scommettere su Chianciano Terme, parla con soddisfazione della Biennale che fino al prossimo 27 settembre riunirà nel suo Museo d'Arte Contemporanea artisti di fama provenienti da ogni parte del mondo, ognuno con esperienze, storie ed ossessioni diverse. Monica Stell arriva dall'Austria, si è formata negli Stati Uniti ed attraverso la sua arte lancia messaggi provocatori, arrotolando, tagliando e distruggendo banconote. The money, i soldi sembrano un po' la sua ossessione, perché ci sono sempre banconote nelle sue opere. Vorrei mostrare alla gente che i soldi non sono così importanti. Taglio i soldi, li distruggo e li trasformo in arte. L'ossessione di Mary Segerfolk, artista svedese per la prima volta in Italia che vanta esposizioni nei musei più prestigiosi del mondo e che da ottobre esporrà al Louvre, sono invece i materiali. It's an object in 100 years old. Questo oggetto è una tavola di metallo che ha circa 100 anni, che viene dal tetto di una chiesa. This is church roofs, 100 years old. And I work with my hands in old scissors. Io lavoro con le mie mani e con delle forbici antiche. Taglio il metallo e lo cucio nel cuoio. Sono un artista che lavora il tessile. I've got so nervous. What do you know about? Conosceva già Chianciano Terme? Not much. It's an old water. Onestamente non so molto di Chianciano, a parte il fatto che è un'antica città termale che dai tempi romani aiuta ad essere più sano sia in corpo che in spirito. C'è una bella aria, aiuta tutta la persona. I think. Yeah. Ha invece già esposto in Italia, a Firenze e Ferrara, l'artista canadese Mona Youssef. A Chianciano ha portato la sua opera preferita, ce la può presentare? Questo quadro è intitolato Ombre Blu e l'idea di lavorare solo con un colore, che sarebbe il blu. Usando molte tonalità di questo colore, evidenzio le ombre e la profondità. So you see all the depths of the snow with the shadow, so all just with one. Le forme e le trasparenze del ghiaccio, tutto solo con il blu. In a curve, going away, and then this responding there. And it's going just to the vanishing point. La forma è circolare, so per simboleggiare la circolarità del mondo. And that's about it. Dal blu di Mona Youssef alle tinte forti e misteriosi di Sissel Orland, artista norvegese che ha scelto come paese di residenza artistica la Danimarca. Mi piace molto il modo in cui è stato allestito. Sono qua con due quadri e sono contento. Ho appena chiuso la mia mostra personale in Norvegia per venire qui ed è bellissimo conoscere artisti da tutto il mondo. È stato un piacere salutare persone dalla Nuova Zelanda, dall'Austria e da molte altre nazioni. Mi è fatto anche piacere conoscere gli organizzatori, Francesco e Maria. È stato bello.